Eccoci tornati di nuovo in studio, sempre con il dottor Scendoni e il dottor Beccarisi per parlare di osteoporosi. Ecco, e come di consueto, nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Dottor Scendoni, iniziamo da lei. Abbiamo Mario di Pesaro che chiede: assumere molto latte e latticini e mandorle costituisce una buona prevenzione naturale contro l'osteoporosi? Ma il buonsenso direi sta bene anche qui. Latte e latticini, indubbiamente, il mio pensiero è quello che comunque se ne deve fare uso a tutte le età, ma in modo particolare in età pediatrica. Oltre ai 60 anni, chi non ha assunto mai latte o mangiato latticini, non è proprio il caso perché è talmente indigesto che è vomitevole, quindi abbiamo situazioni diverse da fare. Qui vorrei agganciare su un discorso. Molti ragazzi oggi non bevono latte, non mangiano latticini in età adolescenziale. Oggi abbiamo evidenze che si chiama evidenze di nutrigenomica, è un nome un po' adesso non sto a dire, ma tanto per affermare che gli enzimi per digerire i latte e i latticini si inducono con l'introduzione di questi alimenti in età pediatrica. Una volta che abbiamo perso questa occasione, i nostri geni non si allenano più a produrre quelle sostanze e quindi latte e latticini ci saranno preclusi per tutta la vita. Quindi vedete che è un discorso organico di igiene anche comportamentale in età pediatrica. Quindi non mangiare latte e latticini fino a 60 anni e poi diciamo adesso mangiamo latte e latticini, no, non è proprio il Ecco, caso. questo è importante sottolinearlo. Poi abbiamo Susanna di Macerata che chiede: la prevenzione può essere determinante già in giovane età attraverso l'alimentazione? L'abbiamo Sì, ne detto. abbiamo parlato Ecco, indubbiamente. quindi è molto importante. Allora, dottor Beccarisi, abbiamo Antonietta di Macerata che dice: ho 74 anni ed ho avuto una frattura di femore su cui mi è stata impiantata una protesi. Sono passati 6 mesi, ma ancora non cammino come prima. Posso ancora aspettarmi miglioramenti o rimarrò con parziale invalidità? Io dico sempre ai miei pazienti dopo l'intervento chirurgico, che sia di protesi, di endoprotesi, di chiodo endomidollare nella frattura di femore, il 50% l'abbiamo fatto noi chirurghi, poi il 50% rimane al paziente e al suo fisioterapista. La riabilitazione è fondamentale, perciò una buona riabilitazione, unita naturalmente alle condizioni precliniche della frattura. Se un paziente è già debilitato, cammina male prima della frattura, non può aspettarsi di camminare bene e di rimettersi a correre dopo aver fatto l'intervento di protesi, perché comunque anche quello uno shock è da interpretare sempre come un atto traumatico nel paziente, un doppio trauma, la frattura e l'intervento chirurgico. Perciò ci si deve aspettare non l'immediato miglioramento, ma un miglioramento lento. Anche dopo 6 mesi, se uno si impegna e se le sue condizioni fisiche glielo permettono, può migliorare notevolmente. Bene. Dottor Scendoni, abbiamo Marisa di Osimo che chiede: è consigliabile fare sempre cure di prevenzione dell'osteoporosi? Ma come per tutte le patologie, la prevenzione primaria o secondaria di cui abbiamo parlato prima è auspicabile e quindi va perorata, questo è indubbio. Importante. Poi abbiamo Marina di San Benedetto che chiede: ci sono integratori che è bene assumere in età fertile? Ma già la parola integratori significa che dobbiamo mettere qualcosa in più che non prendiamo dalla dieta. Quindi, se ci sono delle intolleranze effettivamente, oppure ci sono delle patologie concomitanti, indubbiamente integrare per esempio con della vitamina D, per cui una persona vive sempre al chiuso, non può uscire all'aperto. Questa è un'integrazione molto importante, non solo in età anzianale, ma anche in età giovanile. Oggi noi sappiamo che in Italia i nostri giovani hanno meno vitamina D di chi vive in Norvegia. Ma perché? Perché in Norvegia, pur non avendo sole, integrano il latte con la vitamina D tout court. Da noi, i nostri ragazzi, anche in Sicilia, passano molto tempo in casa, escono col cappellino e vanno in sala giochi o da altre parti, e quindi anche in Sicilia c'è un deficit di vitamina D, ma non dopo i 70 anni, Già da giovani, già da giovani. E quindi certo. l'integrazione di vitamina D sul latte, nei paesi anglosassoni è diventata una pratica normale, da noi no perché siamo il paese del sole.
E poi ci ritroviamo che noi, andando a studiare la nostra popolazione, c'è un deficit di vitamina D molto importante, non solo negli anziani di cui ci aspettavamo, ma anche negli adolescenti. Certo. E quindi poi chi non tollera il latte o altro, indubbiamente o regime alimentare adeguato oppure integrare, ci sono delle cialdone, delle cose di calcio che si possono ingerire e quindi anche lì si va a integrare. Chi non ha diete a proteiche, per esempio per problemi renali, anche lì si deve integrare. Quindi bisogna ogni caso, indubbiamente, ma chi comunque gode di buona salute, direi che il buon senso dice che non integrare niente e fare ciò che natura vuole. Certo. Poi, dottor Beccarisi, abbiamo Luigi di Senigallia, che dice: sono un cinquantenne con la passione del podismo ed ho sentito delle fratture dei metatarsi dei maratoneti. Devo usare qualche precauzione? Precauzione, insomma, delle scarpe fatte per bene, insomma, non scarpette comprate dal pescivendolo, insomma, devono essere delle scarpe ben imbottite, variare soprattutto il passo e gli esercizi. I latini dicevano gutta cavat lapidem, la goccia scava la roccia, perciò la pietra, perciò non bisogna essere monotoni nell'allenamento, ma bisogna variarlo, alternare percorsi lunghi a percorsi brevi, e soprattutto il terreno deve essere più morbido possibile, non fissarsi su terreni che restituiscono il trauma del passo e della corsa completamente all'osso. Poi, dottor Beccarisi, abbiamo Rodolfo di Porto Recanati che dice: ho 62 anni, mi hanno diagnosticato l'osteoporosi da cortisone e per questo assumo alendronato e vitamina D. Ma nonostante tutto è già la quarta volta che ho fratture costali e mi dicono sempre che chirurgicamente non si può fare niente. No, è vero? In effetti non si può fare niente, a meno che non insorgano delle complicanze da frattura costale, ma in genere sono traumatiche, non sono da osteoporosi. Penso all'opneumotorace, all'emotorace, ma quelli sono drammi chirurgici che vengono poi trattati per l'emergenza, ma in genere la frattura costale guarisce spontaneamente senza intervento. No. Poi, dottor Scendoni, abbiamo Sonia di Fabriano che chiede: quale ruolo ha il movimento nella prevenzione dell'osteoporosi? Ne abbiamo parlato prima, sì, il movimento, ecco, se vogliamo rispondere neuromuscolo-scheletrico. Cioè il muscolo effettivamente agisce sull'osso come un'azione, noi diciamo, trofizzante, cioè lo rende vivo e si accresce. Quindi movimento è osso, movimento è equilibrio, quindi anche sia per i giovani che per gli ultra ottantenni, perché il movimento è mantenere l'equilibrio, evitare le cadute e quindi evitare le fratture. Poi abbiamo Marco di Montegranaro che chiede: l'ereditarietà incide sulla patologia dell'osteoporosi? Indubbiamente purtroppo sì. Purtroppo sì, e dirò anche un'altra cosa. Nei fattori di rischio è il fattore più importante. Avere una mamma, una nonna con frattura di femore, specialmente se è donna, e lì la prevenzione primaria, secondaria, va fatta comunque a prescindere, al di là della densitometria ossea, al di là di qualsiasi altro fattore. La familiarità è il primo fattore di rischio. Ecco. Poi Rosaria di Pesaro, dottor Beccarisi, che dice: dopo una caduta ho fratturato una vertebra lombare e mi è stata diagnosticata l'osteoporosi che sto curando. Ho sentito parlare di ricostruzione delle vertebre. Di che cosa si tratta? Questo è un argomento che molto interessante, perché c'è molta confusione anche nel trattamento di queste fratture. Indubbiamente ci sono degli interventi chirurgici che possono essere validi nella frattura vertebrale. Sono di pertinenza della radiologia interventistica oramai, oppure dei reparti di chirurgia vertebrale, però sono lasciati per casi particolari, per grossi crolli vertebrali, e in delle condizioni particolari. Dovrei avere anche delle immagini degli interventi. Si parla di cifoplastica e di vertebroplastica. La vertebroplastica
l'inserimento di cemento all'interno della vertebra fratturata per fermare il progredire della cuneizzazione, perciò della la frattura osteoporotica tipicamente crea una cuneizzazione, cioè un crollo della parte anteriore della vertebra, quella che si affaccia nell'addome, nella zona addominale. La vertebroplastica consiste nell'inserimento di questo cemento. La cifoplastica, invece, come in questa immagine, consiste nell'inserire un palloncino nelle ore successive alla frattura, che sia osteoporotica o traumatica, per palloncino all'interno della vertebra che viene gonfiato per ridare la forma naturale alla vertebra e poi riempito di cemento. Sono tutti e due degli interventi, il primo destinato a fratture di vecchia data che stanno progredendo sfavorevolmente, il secondo, quello della cifoplastica, nelle prime 24 ore dopo l'evento traumatico, perché altrimenti non si può più intervenire, e hanno delle condizioni cliniche e delle indicazioni ben precise, con grossi fattori di rischio. Per esempio l'embolia, per esempio la lesione di alcune radici nervose che può portare anche paralisi completa o parziale di alcuni distretti corporei, delle gambe, oppure il passaggio di cemento dalla vertebra nel canale vertebrale e perciò una compressione del canale midollare con dolori ancora molto più grave rispetto alla frattura stessa. Perciò insomma vanno considerate, vanno studiate e vanno vagliate. In genere è sufficiente l'adozione del busto, come avevamo parlato prima. Dottor Scendone, abbiamo Elisa di Filottrano che chiede: bisogna per forza stare in piedi quando si assumono i farmaci per l'osteoporosi e perché? Allora, di farmaci di osteoporosi abbiamo detto ne abbiamo Tantissimi. diversi. I cosiddetti bisfosfonati, cioè, è una categoria che ha aperto, diciamo, l'efficacia di questi farmaci consolidata all'osteoporosi, e questo tipo di farmaci effettivamente assunti per bocca, per ossa cosiddetti, vanno assunti a stomaco vuoto perché se ne assorbe una maggior quantità. Però hanno il difetto che poi, se si fermano nell'esofago, provocano anche alterazioni irritative fino a proprie gastriti, esofagiti. E quindi stare in piedi significa far scendere questa compressa bene bene nello stomaco e noi diciamo di, dopo aver assunto questa compressina, di bere almeno due bicchieri d'acqua perché si sia sicuri che non si fermi nell'esofago e fare quello che noi chiamiamo l'effetto bottone e lì crea veramente delle vere fasi di irritazione fino a proprio fasi erosive. Quindi questi farmaci vanno usati proprio in questo modo, questo rito di mettersi in piedi mezz'ora prima di colazione e bere due bicchieri d'acqua almeno. Effettivamente è un rito un po' che provoca un po' di apprensione nei Quando pazienti si può. perché poi vanno protratti questi riti per settimane e per anni, perché queste Però una terapie, volta alla settimana, a volte anche una però a volta al volte mese, ci sono insomma, sì. settimanali, mensili. Mensili. Oggi abbiamo comunque la capacità di farlo anche per via sottocutanea, questi certi altri tipi di farmaci, quindi abbiamo delle evoluzioni a questi farmaci, però effettivamente la signora si riferiva ai bifosfonati e questo è necessario, questo rito settimanale o mensile. Anche Bene. giornaliera una volta si faceva. Bene, poi dottor Beccarisi, Sì. abbiamo Virginia di Marotta che dice: sono una signora di 80 anni affetta da diabete e cardiopatica. Se dovesse succedere di cadere e rompermi il femore, è vero che non si può fare la protesi a causa delle mie malattie? Intanto cerchi di non cadere, di rompersi Quello è il femore, quello è importante. importante. No, ma guardi che anche questa qui è una prevenzione È importante. Per vero? esempio, rimuovere I tappeti tutti, dentro brava, casa. i tappeti, tutti gli altri oggetti che possono mettere a repentaglio l'equilibrio del paziente anziano. Sarebbe importantissimo anche da parte dei figli, dei nipoti, liberare bene la stanza del proprio caro in modo da non farlo cadere. Se questo Tenere una luce dovesse tenere notturna, una luce quello è notturna importantissimo, sì. fondamentale, incomincia a essere veramente importante ad una certa età, perché prevenire è anche quello di non cadere, una prevenzione è fondamentale. Se dovesse accadere, anche lì dipende dal tipo di frattura e dal tipo, dalla necessità funzionale del paziente. Se era un paziente che già camminava poco,
a volte si può decidere anche di non intervenire sulle fratture mediamente gravi. Se invece è un paziente attivo, si cerca di intervenire, anche perché adesso i nostri servizi di anestesia sono veramente diventati bravissimi anche nelle anestesie periferiche, che non c'è bisogno di indurre per forza l'anestesia generale per trattare una frattura femorale, perciò si possono fare anche delle anestesie periferiche che sono a volte molto meno invasive e salvaguardano anche pazienti delicati come una cardiopatica o come una diabetica. Bene, dottore. Poi un'ultima domanda, dottor Scendone, abbiamo Antonella di Falconara che chiede, oltre ai benefici ci sono farmaci che potrebbero determinare degli effetti collaterali gravi? Beh, come sono farmaci per l'osteoporosi, quindi le intolleranze ci sono e a volte ci sono delle complicazioni. Abbiamo parlato prima di certi farmaci che danno delle complicazioni gastrointestinali e sono piuttosto frequenti se non assunti nelle modalità in cui abbiamo specificato prima. E quindi tutte le precauzioni che di solito noi facciamo ai pazienti nel momento della prescrizione, quindi sicuramente sono farmaci e gli effetti collaterali li dobbiamo mettere a buon conto. Bene, noi siamo giunti al termine della trasmissione, ringraziamo i nostri ospiti, il dottor Scendoni e il dottor Beccarisi per essere intervenuti. Grazie, buonasera. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento, anestesia e terapia del dolore durante il parto. Sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 11, il giovedì alle 20.45 sul canale 675 e la domenica mattina alle ore 11.50 sul canale 11. Vi ricordo che potete telefonare per porre le vostre domande chiamando il numero 071 7574 372 oppure inviare un'email a onertv@libero.it. E come sempre gli ospiti presenti risponderanno a tutte le vostre domande. Vi ricordo che tutte le puntate possono essere riviste su YouTube e che tutti gli aggiornamenti li trovate su Facebook Canale Salute. Arrivederci alla prossima settimana!